Fabbrica Tessile Bossio lavora sul tessile casa. La nostra prima produzione è quella per il tessile casa. Nella fattispecie abbiamo creato delle produzioni di nicchia che riguardano sia la produzione della ginestra, partendo proprio dalla pianta, perché attualmente non abbiamo un processo industriale per produrre il filo, quindi lo produciamo in maniera manuale, con lo stesso sistema che si usava anche nel secolo scorso, e produciamo il nostro filo di ginestra che poi tessiamo per produrre manufatti di eccellenza. Lavoriamo anche sulla seta, lavorando quindi la seta possibilmente italiana, filata senza l'aggiunta di prodotti chimici, quindi solo con acqua calda, per realizzare una serie di prodotti per la cura del corpo. È l'ultima collaborazione che abbiamo intrapreso con una stilista, Patrizia Crupi, è quella di riutilizzare i materiali di scarto della tessitura tradizionale per ridargli una seconda vita e fare in modo di utilizzare questi materiali per creare oggetti di design come possono essere i tappeti oppure degli accessori come le borse e quant'altro. Beh, è un'azienda come la mia che è fortemente identitaria e comunque in ogni caso è rappresentativa del posto in cui è nata. E riportare in vita un processo che già faceva mia nonna nel secolo scorso è per noi prima di tutto un'ispirazione e un ritornare al passato, dando nuova vita veramente al processo produttivo che nel secolo scorso ci aveva caratterizzato. D'altro canto oggi la moda ha riscoperto queste fibre naturali, per cui troviamo un mercato estremamente fertile, visto che si tratta di saperi che ai più ormai sono sconosciuti perché sono andati persi con l'industrializzazione. Forse ritornare un po' alle origini ha fatto sì che la nostra azienda potesse essere attenzionata anche da grif importanti o comunque essere posta al centro dell'attenzione per quanto riguarda il panorama tessile. In Italia purtroppo noi sappiamo benissimo che le tessiture tradizionali vanno sempre di più a scomparire, in quanto abbiamo delegato a paesi esteri la produzione di tessuti. Noi caparbiamente cerchiamo di restare sul territorio, identificarci con il nostro territorio e fare della nostra cultura, dei nostri sapori e dei colori che rappresentano la nostra terra un must per i nostri prodotti. La mia terra è la Calabria, noi siamo in provincia di Cosenza, Calopezzati, sulla costa ionica, e viviamo proprio a stretto contatto con il mare, siamo distanti pochi metri dal mare e abbiamo alle spalle le montagne della Calabria, quindi nei nostri prodotti c'è il giusto mix di tradizioni calabresi di montagna e tradizioni calabresi di mare.